Ed eccoci con la nuova puntata del nostro TG. Oggi però purtroppo è l'ultima, ti spiace? Ma guarda, in realtà no. Cioè, io sono stanchissima, voi lavorate troppo e io voglio solo tornare a casa. Allora andiamo veloci e quindi presenta il primo servizio. Yes, oggi è d'obbligo cominciare con Umberto, che ci ha preparato un bel servizio sull'apertura dei cancelli per i visitatori. Tra l'altro oggi non è né sabato né domenica, praticamente a partire da domani c'è il rischio che la fiera esploda per i troppi visitatori. Ma infatti, dai, guardiamo il servizio. Dopo i 275.000 spettatori dell'edizione 2012 si sta aprendo in questo momento l'ultimo giorno della Gamescom 2013, un'edizione dei record con tutti i biglietti sold out già giorni prima. L'abbiamo seguita in diretta, la continueremo a seguire ancora tutto oggi e tutto domani. C'è tantissima gente venuta qua a Cologna, non solo dalla Germania, per provare Xbox One e PlayStation 4 per la prima volta in assoluto. Continuate a seguirci perché abbiamo ancora tantissime novità che vi aspettano. Sì, ma adesso voglio vedere Matteo. E allora beccati e beccatevi questa bella doppietta. Si comincia con il suo servizio dallo stand di Ubisoft. Vai Matteo. Siamo di fronte allo stand Ubisoft, come da tradizione, enorme e ovviamente affollatissimo. Ci sono un po' tutti i giochi più importanti. Abbiamo ovviamente Assassin's Creed con la sua fila da un paio di ore per andare a vedere il gioco. The Division, anch'esso con la sua fila interminabile, ma anche The Crew. Questo interessante racing game in cui è possibile giocare in un ambiente off-road totalmente libero e vastissimo, affollatissimo. C'è un casino incredibile alle mie spalle, state vedendo la presentazione di The Settler Online, presumibilmente The Settlers Online. Che dire, qui i publisher più grandi fanno a gara per stupirci con effetti speciali. Ubisoft è una di queste. Lo stand è gigantesco, è impossibile tentare di giocare al volo ai giochi, ai titoli presenti nei suoi spazi. Bisogna armarsi di coraggio e pazienza e fare fila per qualunque cosa. Quando c'è il classico lancio di gadget si scatena il panico. Poco più avanti nello stand 2K lo stanno facendo ora e i ragazzi stanno rischiando il linciaggio. Presumibilmente, anzi speriamo che non avverrà così anche qui in casa Ubisoft. I titoli ci sono tutti, c'è tantissima gente, quindi se siete qui a Cologna alla Gamescom venite a vedere i titoli Ubisoft. Qui dallo show floor è tutto, a voi studio. E poi si continua con un servizio piuttosto particolare e molto lungo, registrato nel business center qui della fiera. Si tratta di quell'area riservata solo agli espositori e ai giornalisti, dove normalmente i visitatori non possono entrare. Bravissima. Matteo si è fatto due passi negli stand cosiddetti nazionali per vedere i titoli in arrivo dai mercati cinese, coreano, iraniano, messicano. E chi più ne ha più ne metta, vediamolo. Se sullo show floor vi abbiamo mostrato gli stand giganteschi dei publisher, quelli più tradizionali, quelli dai soldi infiniti, qui nella business area ci sono invece le istituzioni nazionali che vengono qui a Cologna per presentare i loro prodotti. Ci sono un po' tutte le nazionalità. Quest'anno la partnership è con la Francia, però intorno a noi, intorno allo stand multiplayer, ci sono gli stand più piccoli ovviamente rispetto a quelli che abbiamo visto sullo show floor di tutti gli stati del mondo, non tutti insomma, ma sicuramente quelli che riescono a produrre più software in questi anni. Proprio dietro a Fabio state vedendo, anzi accanto a Fabio, lo stand di Taiwan, che Taiwan è una realtà molto importante, magari soprattutto nell'hardware, ma che riesce a produrre diversi titoli molto interessanti. Invece andando avanti, Fabio vai avanti, girati, vai avanti, copri, vai, vai. Abbiamo il China Pavilion. China Pavilion che quest'anno è davvero gigantesco e mostra tantissimi prodotti. La cosa interessante è che c'è Taiwan a sinistra e la Cina a destra che si guardano un po' in cagnesco, o meglio non si guardano per niente, nemmeno si parlano, insomma sappiamo tutti che ci sono problemi tra i due stati a partire dalla fine della seconda guerra mondiale. Proprio in questo istante nel padiglione cinese stanno presentando Glorious Mission. Glorious Mission è l'FPS competitivo alla Call of Duty, praticamente fatto su ordinazione del Partito Comunista Cinese, in cui l'esercito non solo difende i propri confini ma anche salva anche le persone. Infatti prima hanno mostrato una modalità search and rescue in cui non bisognava disattivare bombe ma salvare gli abitanti della Cina. Andando avanti troviamo tutti gli altri paesi, abbiamo un classico della qui alla Gamescom che non vedremo mai alle 3, è ovviamente l'Iran Computer Video Games Foundation, quindi anche in Iran fanno videogiochi, sicuramente ne fanno più che in Italia, hanno prodotti tutto sommato interessanti, ovviamente non sono AAA di quelli che piacciono tanto a noi, però insomma hanno dimostrato di saper produrre cose molto interessanti. Dietro a Fabio abbiamo
una nazione molto caliente, molto piccante, il Messico. Messico Games alla tua destra, Fabio, alla tua destra. E anche qui ci sono giochi molto interessanti. Prima sugli schermi girava un clone carino di Resident Evil 6. Insomma, ci sono un po' tutti. Qui, ecco, qui c'è il padiglione principale della Francia, coloratissimo, che addirittura nemmeno si vede Francia perché è piccolissimo. Tutti scrivono Taiwan, Cina enorme, questi mettono la Torre Eiffel piccolina che nessuno cioè, sapeva che qui c'era il padiglione francese, ma noi dei nostri cugini di Oltralpe non ce ne frega nulla perché al massimo andiamo da Ubisoft sullo show floor. Andiamo qui avanti, vediamo quello che c'è, vediamo quale altre realtà dell'industria troviamo. Qui i nostri amici iraniani, favorisci l'immagine dei nostri amici iraniani, Fabio. E poi qui abbiamo tutto il team Alpha davanti al Canada pronto a scatenare l'inferno proprio di fronte agli iraniani. Una cosa molto poco politicamente corretta, ma insomma a noi ci piace. Vediamo questi soldatoni pronti a scatenare pallini di plastica soft air ai poveri iraniani malcapitati. Proseguiamo avanti, cosa troviamo Fabio? Direi nulla, quindi torniamo verso il nostro stand, verso casa multiplayer. Vediamo se troviamo qualche altro stand da mostrarvi. Ecco, c'era una cosa più avanti, ma non ci arriviamo perché non è troppo lontano. C'è lo stand piccolino, minuscolo, contro il cyberbullismo, per tutti quelli che ricevono offese online, piccolissimo, però comunque è importante che ci sia. Adesso stiamo pericolosamente andando contro le scale mobili, quindi Fabio, occhio, occhio, pronto a girare alla tua destra, gira alla tua destra, inquadriamo il corridoio che ci porta verso casa multiplayer. Qui ancora abbiamo la Francia, abbiamo Medienland NRW, che non sappiamo assolutamente cosa sia, c'erano delle immagini di calcio ieri, ma insomma andiamo avanti. Corea Pavilion, anche qui, uno stand molto molto grande, qui insomma tutto il... L'Oriente è presente in forze qui nella business area. A questo punto noi chiudiamo perché sicuramente vi avrò tediato con 10 minuti di chiacchiere senza senso. Quindi dalla business area qui alla Gamescom 2013 è tutto, a voi studio! Qui Lisa ti devi tappare le orecchie e chiudere gli occhi perché entra in azione il nostro scugnizzo Tanzen. Sì? Sono curiosa, che cosa ha fatto? Ci offre questo antipasto delle bellissime stendiste che popolano lo show floor della fiera. È una tradizione. Beh, non posso fare altro che darvi ragione, in effetti qui è pieno di belle ragazze. L'avessi saputo prima, avrei preparato un servizio sugli gnocchi che ho visto anch'io. Vediamolo! Ciao ragazzi, la quantità e la qualità delle stendiste presenti a questa Gamescom 2013 è inversamente proporzionale ai giochi, ovvero i giochi brutti hanno delle super gnocche molto belle. I giochi belli spesso e volentieri sono accompagnati da omoni con fare minaccioso. D'altronde è in questa fiera che pullula di giocatori di dubbio gusto estetico e anche igienico è difficile, ma in realtà rispetto all'E3 di Los Angeles la situazione è un po' migliore. Forse però la qualità maggiore in assoluto si ha all'interno delle presentazioni a porte chiuse, infatti quelle PR dei giochi sono bellissime, intelligenti e molto dolci. E adesso? Beh, salutiamo tutti i nostri spettatori che ci hanno seguiti, numerosi anche in questa fiera, nonostante il periodo. Grazie per avermi supportato, vi saluto con un bacione. Lo mando anch'io il bacione e noi speriamo di rivederci con un TG magari dalla redazione. Ciao ciao!